Ebbene, ci siamo ragazzi, ci siamo. Mezzanotte e 2 minuti, quindi siamo entrati ufficialmente a domenica 12 di novembre del 2023, il che a Roma, in molte case della capitale, soprattutto negli amanti del calcio e di quella che è la rivalità cittadina, questa giornata è cerchiata in rosso sul calendario. Vi dico la verità, proprio sincero, sincero, ne avrei fatto volentieri a meno di questo derby, anche perché va a caricare di ulteriore tensione una situazione in seno alla Lazio che già di per sé va tenuta sotto controllo, va monitorata. Quindi vi dico la verità, avrei fatto volentieri a meno di questo derby. Detto ciò, il derby è arrivato. Come arrivano Lazio e Roma a questa partita? L'ultima partita tendenzialmente è quella che dà la scia al derby stesso. La Lazio quindi vi arriva in una situazione emotiva positiva perché ha battuto il Feyenoord e si è portata in una situazione di vantaggio importante in ottica qualificazione Champions. La Roma arriva da una sconfitta pesante per l'avversario che ti ha sconfitto, da una sconfitta che fa capire chiaramente Mourinho in primis ipocrita davanti ai microfoni, perché sennò non metteva in campo quella squadra se davvero ci teneva a questa partita contro Slavia Praga. Non so neanche con chi cacchio hanno giocato, però so che ha fatto delle dichiarazioni un po' pesanti contro la sua squadra e i suoi giocatori a fine gara. Se magari ci teneva un po' di più a sta partita, magari metteva dentro un altro tipo di formazione. Invece invece Mourinho ha giocato in via preventiva pensando al derby e inconsciamente ha pure sbagliato in conferenza stampa. Guarda cosa vi dico, io che ho sempre detto che è un ottimo comunicatore. In realtà, nella sua conferenza stampa pre-match di Europa League, si è parlato dei derby, ha punzecchiato Sarri, quindi pure lui inconsciamente ha dato una dimostrazione di avere la testa rivolta al derby. Quindi la Roma un po' storta per la sconfitta rimediata, però nel complesso, perché a me, ripeto, a me la sconfitta col Bologna è una sconfitta che non me va giù, ragazzi, nel complesso non sono due squadre in salute, il che potrebbe far pensare anche a una partita qualitativamente scadente. Come si stanno preparando le due squadre? Come si stanno preparando i due allenatori che da parte loro hanno risposto col silenzio? Se dalla parte di Sarri questi silenzi, ragazzi, Sarri mi pare che solo contro il Lecce ha parlato, se non mi ricordo male, questi silenzi sono pre-partita, sono in campionato una normalità, Mourinho diciamo che si è un po' adeguato al suo rivale Sarri. Io non so mai fino a che punto questi silenzi, questa assenza di conferenze stampa prima della partita siano costruttive, servano a qualcosa, però è altrettanto vero una cosa, che se sono già detti tutto, se sono già detti tutto. Da una parte Sarri che, se ci fate caso, quanto gli erode quando è obbligato a fare la conferenza stampa di Champions, là c'hai dei doveri contrattuali che devi rispettare e quindi l'allenatore deve andare a parlare obbligatoriamente in conferenza stampa. In campionato no, sei libero di decidere sì o no. Questi silenzi cosa possono significare? Tutto e niente. Ripeto, sul fronte Lazio non significa niente, perché siamo già abituati a questi silenzi pre-partita di Sarri. Sul fronte Roma possono, ipotizzo, significare anche
un po' di tensione, quando le cose non vanno bene si sta in silenzio, scatta il silenzio stampa, tanto per intenderci. Siccome pure Mourinho non è uno che le manda a dire, magari ha preferito non parlare in conferenza stampa di comune accordo con la società, onde evitare di rispondere in maniera stizzita a domande magari inerenti ai suoi giocatori che hanno rimediato questa brutta, brutta, brutta figura in Europa League. Non ci si avvicina nel migliore dei modi al derby. Tendenzialmente il tifoso, che sia della Lazio e della Roma, non si avvicina mai bene al derby. Parliamoci chiaro, ne farebbe volentieri almeno io credo di rispecchiare il volere del tifoso medio, sia da una parte che dall'altra. Io ne farei volentieri a meno del derby. E poi nel video prossimo ci vado giù pesante in merito al derby, ve lo dico chiaramente, quindi attivate le notifiche, vi do appuntamento alle 12. È chiaramente una partita importante, però ne avrei fatta a meno, avrei preferito un qualunque altro big match, vi dico la sincera verità, che ci manca l'Inter, che abbiamo affrontate tutte, ecco, avrei preferito affrontare l'Inter, proprio facile facile, affrontavo l'Inter e amen, invece di correre questa, il rischio di disputare una partita che ti svuota nei nervi e nel fisico. Ecco, poi mettici che la Lazio non si presenta, non si è preparata nel migliore dei modi, perché ci sono una marea di giocatori che stanno acciaccati, poi magari nel video delle 15 andremo un pochino a vedere che aria tira in merito ai recuperi e quant'altro. Però la situazione tendenzialmente, ve la dico proprio papale papale, non è proprio ottimale sul fronte Lazio. Non aspettiamoci una Lazio brillante, una Lazio reattiva, una Lazio, raga, mi preoccupa soprattutto la parte finale, la parte conclusiva del match. Ecco, lì ho un po' di preoccupazione, però è altrettanto vero che anche loro, no, non è vero un cacchio, perché loro hanno giocato con le riserve in Europa League, la Lazio ha impiegato giustamente tutti i suoi effettivi migliori che poteva per cercare di avere la meglio, e fortunatamente ce l'ha fatta contro il Feyenoord. Ci siamo, raga, manca davvero poco, poco poco poco. Vi ho già detto com'è la mia attesa, questa volta la sento un pochino di più, devo essere sincero, non devo dire bugie, e quindi questo è quanto. Fatemi un po' sapere pure voi come vi apprestate a vivere questo derby. Vi mando un abbraccio forte e come sempre, forza Lazio a tutti, ciao.